La collezione della Fondazione Sorgente annovera parecchi quadri che potremmo definire di veduta, quel tipico genere tra 6 e 700 che ha avuto a Roma, a Venezia, a Firenze e in molti centri primari dell'arte italiana, grande diffusione e riscuotendo grandissimo interesse e annoverando nomi celeberrimi, Canaletto, Gaspare Van Wittel, Pannini, per citare soltanto tre vertici in questo genere d'arte. Ma devo dire che tra le opere, i quadri di veduta, diciamo così, della Fondazione Sorgente, quello di Giacomo Vallint, con una curiosissima rappresentazione, che lo rende più unico che raro, devo dire, nell'ambito di questa produzione, attira indubbiamente l'interesse e merita un'analisi appena più approfondita di quanto potrebbe essere riservato anche ad altre opere analoghe della collezione. E la rappresentazione del quadro è assai curiosa perché sostanzialmente si vede la caduta di un vetturino dal calesse che stava portando e il calesse continua la sua corsa con i cavalli che non hanno certo l'aria di volersi fermare, anzi sembra che si stiano slanciando al galoppo e infatti intorno varie persone cercano di trattenerli, alcuni si avvicinano come sbandierando dei cappelli, dei berretti per indurre i cavalli a fermarsi. Non so quanto questo metodo sia efficace, ma insomma, però nel quadro questo avviene. Altri scappano. Uno esce per andare a soccorrere il vetturino che è caduto a terra e sulla lontananza si intravedono varie persone che o stavano passeggiando per la strada o escono da casa avendo sentito il trambusto e guardano incuriosite. È una rappresentazione di estrema freschezza e devo dire di estrema finezza. Giacomo Vallint è un pittore molto interessante che può essere inserito senz'altro nel novero dei grandi maestri di questo genere pittorico, anche se è forse meno noto. È curiosa la contraddizione tra il nome e il cognome. Giacomo è un nome italiano, Vallint è un cognome fiammingo. E si spiega, il padre Hendrik Vallint era nato ad Anversa, poco dopo la metà del Seicento. Era venuto a Roma, era naturalizzato italiano e aveva partecipato a queste attività di pittura, di veduta e di paesaggio, che rendono la produzione artistica italiana tra la seconda metà del Seicento e la prima del Settecento gloriosissima, piena di capolavori. In realtà il padre di Giacomo, appunto Hendrik Vallint, era un pittore in parte dedito alla veduta urbana, in parte dedito al paesaggio, con risultati magnifici. Era stato soprannominato lo studio per la sua meticolosità, ma per il suo rigore e indubbiamente i quadri di Hendrik Vallint sono sovente dei capolavori, ma il figlio Giacomo non è da meno, e questa è la cosa interessante. Ma a differenza del padre, ebbe un'attività prolifica e feconda, di cui questo quadro è esempio preclaro, ma meno clamorosa, per così dire. Quei pochi dati che si conoscono anche della sua vita ci mostrano un uomo appartato, che non ha mai messo su famiglia, che è sempre vissuto bene, molto rispettato, molto apprezzato, soprattutto dai visitatori stranieri. Tante opere di Giacomo Vallint oggi si trovano in Inghilterra, per esempio. Ma che indubbiamente non si può affatto considerare né un imitatore né un pedisseco seguace del padre. No, no, è una figura autonoma. La sua pittura è contraddistinta da un timbro cromatico luminoso, sempre orientato verso le ore della sera, come dire, verso il momento in cui la luminosità incandescente, fortissima, che peraltro è tipica di Roma in tanti momenti dell'anno, tende a scemare. È un pittore, non voglio dire proto-romantico, sarebbe troppo, ma indubbiamente già orientato in quella visione delle figure, della città, della luce, che ha in sé
quei sentimenti di malinconia, di dolcezza, di quiete, che in un certo senso sono fattori romantici. Ma questo quadro è l'esatto contrario come contenuto. Non rappresenta un momento di quiete e di malinconia, ma un momento di agitazione e di sommovimento. E lo stile, però, è sempre quello del contemplatore che Giacomo ha avuto per tutta la vita. Non è facile, datare le sue opere, perché raramente appone date, non sempre firma, anche se il suo stile è riconoscibilissimo e il riferimento delle opere alla sua mano non è difficile per un buon conoscitore di quel mondo. Ma appunto la cosa interessante è che la dimensione esagitata e anche divertente, se vogliamo, a quanto pare l'incidente non è stato mortale, il giovane che è caduto a terra si riprenderà senz'altro e è improbabile che quei cavalli faranno altri danni, si stanno avvicinando pericolosamente al punto in cui c'è la colonna traiana, ma è difficile pensare che tra un attimo travolgeranno qualcuno, probabilmente si fermeranno tranquilli. Poi c'è poca gente in giro. Infatti è un'ora appunto di un tardo pomeriggio, come si capisce dalle ombre dei personaggi. È un momento che in sé sarebbe di quiete, ma che viene come interrotto da questo fatto. Ma la cosa interessante è che, se ci riflettiamo un momento, questo quadro può essere visto in un'ottica sorprendentemente importante, e cioè è forse la prima rappresentazione di un incidente stradale nella storia della pittura. Si potrebbe eccepire, ma Hogarth in Inghilterra, ma sì, e anche altri, soprattutto nell'area inglese, come no, interessatissimi ai fenomeni del movimento urbano. Ma attenzione, siamo ancora in una data molto precoce, noi non sappiamo la data esatta del quadro di Giacomo Vallint, quindi ci manca qualche elemento di confronto con altri protagonisti della pittura europea di quel tempo. Però è probabile, da quello che riusciamo a capire, che la datazione si possa porre nel decennio che va dal 1760 al 70, il decennio in cui tra l'altro scomparve suo padre. Hendrik Vallint muore in quel momento e il figlio ne eredita addirittura il soprannome. Anche lui viene chiamato da quel momento in poi lo studio, Monsieur Studio, come a certificare una filiazione che è vera, era il figlio, ma anche culturale, anche artistica. Ma la cosa dell'incidente stradale è molto, molto interessante perché, intanto, in sé, è una cosa curiosissima che peraltro è resa da Giacomo Vallint con una grazia veramente settecentesca, un garbo squisito. L'episodio è drammatico, ma la rappresentazione del dramma è, potremmo dire, serena. Ma la cosa interessante è che in quel momento storico, cioè la metà del Settecento o poco dopo, a Roma, ma non solo a Roma, questo sì, un po' in tutta l'Europa, comincia a diventare di vertiginoso interesse quel fenomeno che è il giornalismo e che, diciamo, non solo in Italia, anzi in Italia forse meno, comincia a occupare l'interesse degli intellettuali, degli studiosi, dei letterati in modo molto forte. Ma perché diciamo questo? Ma perché Roma in quel tempo è tra le mille cose anche la capitale di quello che potremmo definire il giornalismo moderno. Da molti anni già esisteva una pubblicazione periodica promossa da una famiglia, o da una famiglia di imprenditori e stampatori di origine pugliese, ma stabilmente a Roma. Cracas si chiamava, curiosissimo cognome, la cui origine precisa, devo dire, no, non mi è chiara, ma i vari membri della famiglia Cracas avevano già da molto tempo cominciato a pubblicare una sorta di bollettino che si chiamava Il Diario Ordinario di Roma e
è conservato largamente. Oggi può essere consultato negli archivi. Consultarlo è divertentissimo. È proprio un giornale come oggi, con la cronaca di tutti i giorni, con le notizie di primo piano, con notizie sull'arte, sulle attività culturali, sulle attività dei nobili e del popolo. È un bollettino interessantissimo. E in effetti, nel momento in cui Giacomo Vallenti concepisce e crea un quadro del genere, l'interesse per il diario ordinario era in grande sviluppo. Lo leggevano gli intellettuali romani, lo leggevano i turisti intesi nel senso di allora. Era una fonte di notizie, di divertimento. Ebbene, cosa nutre i giornali di sempre? Gli incidenti. Perché naturalmente quelli che dicevano la notizia è una cattiva notizia, sì, esagerano, però indubbiamente è probabilissimo che l'episodio raccontato da Giacomo Vallint fu raccontato in uno di quei bollettini, forse quello del Cracas, forse altri ce n'erano, anche altri che circolavano. Noi non abbiamo in realtà verificato questa notizia, è un'ipotesi, però è un segno sintomatico dell'utilizzo, della fruizione della pittura, soprattutto della pittura di veduta, nella società del tempo. Una fruizione, vorremmo dire, di tipo giornalistico, ma questo è un valore per l'epoca di modernità, di ampliamento degli orizzonti culturali e di ampliamento degli interessi di tutti i possibili fruitori per il mondo dell'arte.